Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Sono assolutamente lieto di vedere il salone del nostro circolo folto di presenze attive, di persone, ci rientriamo Presidente, ci rientriamo nei tempi, è già tutto calcolato. Persone attive ma soprattutto che sono fortemente interessate alla tematica che noi questa sera stiamo trattando, una tematica importante, la festa dell'8 marzo. La festa dell'8 marzo noi abbiamo anche il dovere civico e il dovere morale di ricordare quella tragedia che è successa nel 1908, come è stata ricordata nella premessa in quella fabbrica di New York. La festa dell'8 marzo per festeggiare la donna, ma la donna, attenzione, qua assumiamo anche una valenza sociale, una valenza culturale e quindi anche una valenza sociologica. Ecco perché da referente della sezione Calabria della SOIS, la Società Italiana di Sociologia, ho ritenuto opportuno dare il patrocinio alla manifestazione di questa sera. Perché la donna va festeggiata non solo l'8 marzo. Io ritengo, è sicuramente soggettivo il giudizio, io ritengo che la donna vada festeggiata dal 1 gennaio al 31 dicembre. Così come la donna va rispettata, va amata, e così come va rispettato anche l'uomo. Cioè io rispetto l'altro per la sua dignità di persona umana, a prescindere se uomo o donna. A prescindere se bambino o anziano, se anziano, se adulto e quant'altro. Ecco, allora noi abbiamo cercato di creare questa iniziativa proprio per sottolineare anche questo aspetto sociale. E adesso questo momento all'interno della kermesse, questo momento per conoscere meglio non tanto l'atleta o meglio la sportiva Porciniti, ma la Rosalba, la persona Rosalba, quindi entrare un po' nel suo intimo, cercare di scoprire qualche chicca di Rosalba Porciniti, chi è Rosalba Porciniti. Ecco, allora noi attraverso questo momento che cercheremo di attuare grazie alla presenza piacevolissima della gentile collega di Antonia Russo, una giornalista, una firma prestigiosa dell'informazione territoriale, direttore di una emittente radiofonica storica, quale Cometa Radio, avremo il piacere proprio di sottolineare con forza e capire meglio chi è Rosalba Porciniti. Siamo qui per questo. E darei la parola quindi alla collega Russo, ad Antonia Russo, per la prima domanda, proprio per senso di ospitalità nei suoi confronti. Antonia Russo. Allora, grazie per l'ospitalità, anche perché la festa delle donne era giusto che sul podio ci fosse non soltanto una campionessa olimpionica ma anche una giornalista per cercare insomma di sapere qualcosina su Rosalba come persona, anche se già mi ha trattato male, dovete sapere, perché ha detto come? Cometa Radio, perché non c'è qui Cristian Fiorentino? Perché la chiama sempre. Abbiamo infatti realizzato sulla nostra emittente già diverse interviste, conosciamo molto bene Rosalba. Partiamo dai giochi olimpionici, abbiamo avuto modo di vedere questo video bellissimo, ma l'abbiamo seguito anche in diretta sulla televisione. Dietro questa grande vittoria tantissimi sacrifici, no? Tantissimi sacrifici che magari si sono scordati tutti in un momento quando finalmente hai alzato le braccia, c'è questa foto simbolica, no? Che tu fai così, proprio dire ce l'ho fatta, sono arrivata. E so che in quel momento, dopo qualche minuto, ti è arrivata anche una telefonata di un mio concittadino, è vero, Rino Gattuso, che si è voluto subito complimentare e questo ti ha sorpreso tantissimo. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per l'invito. So che la maggior parte dei cittadini di Mirto sono longobuchesi, quindi siamo dappertutto. Poi faccio una parentesi veloce perché poi magari ne parliamo dopo. Io credo che è banale dirlo, no? Che la festa delle donne, uno lo festeggia tutti i giorni, ma secondo me oggi sono gli uomini che festeggiano noi, perché se non ci fossimo noi, gli uomini, secondo me... Quindi oggi festeggiano gli uomini, non noi. Allora, poi, quando ho vinto alle Olimpiadi, in realtà io mi sono dimenticata dei miei sacrifici, perché è un momento talmente euforico e bello che poi a dire la verità neanche me lo ricordo bene, perché l'emozione è talmente forte che io faccio fatica, ma se,
Il giorno stesso che ho vinto, il giorno dopo, non me li ricordo bene, purtroppo, forse per fortuna, quando guardo i video mi ricordo, però io non mi ricordo il preciso momento, mi ricordo solo che quando l'arbitro mi ha dato la vittoria mi sono girata verso mia madre, mio padre e la mia famiglia, però in realtà quel metallo che mi hanno messo al collo ha un valore grandissimo per me, anche perché io ho un sogno che rincorro da quando ero piccola, poi arrivando da un paesino piccolo, chi se lo sarebbe mai immaginato? Forse neanche io stessa. Quindi a oggi, quando mi riguardo, quando ci ripenso, mi sembra ancora strano, però mi emoziono tutte le volte. Grazie. La nostra non sarà una intervista formale, sarà una buona chiacchierata, il piacere, ecco, informale, e anche questo è l'obiettivo del circolo, la grande famiglia del circolo. E adesso Rosalba Forciniti farà parte di questa nostra grande famiglia. Diceva, da Longobucco a Londra, sì. Che distanza grande, dove è stata Regina? Sì, diciamo che purtroppo sono dovuta andare via presto da Longobucco, perché quando fai questi sport comunque minori, io alla fine li chiamo sport nobili, e rincorri questi sogni talmente grandi, sei costretta ad andare via da casa, anche perché noi entriamo nei gruppi sportivi militari, infatti io faccio parte del centro sportivo dei carabinieri, non a caso ci abbiamo pure l'arma presente, e infatti grazie a loro io ho potuto anche continuare il mio percorso. E sì, è stata da Longobucco a Londra, è lontano, questo lo devi chiedere a mio padre, perché loro sono venuti da qua. Io anche io la vedevo tanto lontana, ma come Olimpiade, no, come. Però poi vabbè. Ma si dice di te che sei stata una piccola peste, no, è vero? Quindi no. Il judo, insomma, questa attività sportiva ti ha messo in riga. Beh, in realtà è vero, nonostante sia uno sport di combattimento, devo dire che come tutte le discipline sportive hanno delle regole che tu devi rispettare, se no sei fuori. Quindi questa, poi a parte che il judo è una disciplina dove ogni energia che tu hai mentale e fisica riesci a buttarla fuori, a spronarla, quindi devo dire grazie al judo perché mi faceva arrivare a casa stremata, più che altro i miei genitori ringraziano il judo perché arrivavo a casa e me ne andavo direttamente a dormire anziché fare ancora casino per casa, quindi no, a parte questo ti dà un'educazione, delle regole come dicevo prima e il rispetto per il compagno, per chi comunque ti sta accanto, quello che purtroppo oggi non troviamo più. Infatti io consiglio sempre ai genitori di portare i figli in palestra perché è solo lì a oggi che si trovano determinate regole, non nei bar, non nelle discoteche, non nelle bische o nelle sale giochi come chiamano. Che bello quello che sta dicendo Rosalba, il bisogno di partire dalla famiglia, è da qui che bisogna partire per creare veramente i presupposti di crescita, una crescita reale, vera, concreta da parte di un individuo, di quelli che saranno i nostri validi cittadini del domani. Ma come mai proprio judo? Judo perché era l'unica... Si è approcciata presto poi fra le altre cose. Perché era l'unica palestra che c'era e facevo judo, però mi pare che prima del judo c'era qualcuno che veniva a fare danza e mia madre mi mandava, ti ricordi mamma? Facevamo i saggi, cioè, e facevamo da, però alla fine non mi è piaciuto così tanto danza, anche perché io quando ero piccola ero tipo abbastanza un maschiaccio, quindi e non potevo che non fare judo, quindi alla fine. No, però è una cosa bella il fatto del sacrificio, perché noi sportivi alla fine andiamo via presto da casa, stiamo lontano dalla famiglia, dalle sorelle, non cresciamo nell'ovatta, come diceva prima il sindaco, a oggi tanti ragazzi vengono cresciuti col sì facile. Io il sì facile non me l'hanno mai concesso, le cose me le sono sempre dovute sudare, e mai così, nessuno ti regala niente, soprattutto a oggi. Senti, poco fa abbiamo visto la presenza anche del maresciallo Luria, abbiamo parlato
del comandante comunque sei nell'arma, però so che all'inizio un po' contesa, magari tra il corpo dei carabinieri, la guardia di finanza, addirittura gli agenti della polizia penitenziaria, ma poi la scelta è ricaduta sui carabinieri. Quindi che diciamo, dopo l'attività agonistica, lo sport, a un certo punto diventerai un carabiniere anche tu? Vabbè, a parte lo sono già, in modo un po' diverso, però lo sono. Sì, all'epoca quando dovevo entrare in finanza, a parte che dovevo finire la scuola, mio padre mi disse devi finire prima la scuola, se no non ti faccio entrare da nessuna parte. E non me ne sono pentita, perché la prima proposta arriva dalla finanza. Vabbè, papà mi disse così, io ho aspettato un altro po', perché mi hanno detto che dovevano entrare donne nei carabinieri. Siccome, e credo, poi oggi, fino adesso non mi sono mai sbagliata, ho trovato sempre delle persone precise per quello che si può sentire dei carabinieri. Però io ho trovato sempre delle persone precise, serie e rispettose. Quindi magari quello che mi piacerebbe fare dopo la mia carriera sportiva è sicuramente una carriera. La sto studiando, quindi spero di laurearmi presto. Scienze politiche. Complimenti. Noi le facciamo in bocca al lupo affinché possa presto coronare questo suo sogno e completare i suoi studi, quindi la sua, anche la sua formazione culturale, oltre che squisitamente e puramente sportiva. Vuoi dare un suggerimento eventualmente? Che cosa succedereste a un ragazzo, una ragazza che vuole approcciarsi verso una qualunque disciplina sportiva? Perché comunque lo sport è anche vita, nello sport significa acquisire delle regole. Quindi le regole all'interno di una specialità sportiva significa poi metterle in pratica nella vita di tutti i giorni. Vabbè, io la prima cosa che consiglierei è stare una settimana con me, quindi fargli vivere la mia vita. Quindi qualora qualcuno volesse venire pure con me ad Haiti, vi faccio vedere come un atleta vive la propria vita. È quello che io sono diventata grazie al mio sport, perché ho sempre usato il judo come una filosofia di vita. Per fortuna ho vissuto più in palestra, sul tatami, dove facevo il judo, che per strada. Quindi ho una bella esperienza, sono cresciuta in modo diverso dai miei coetanei e dai miei coetanei. Per fortuna, ne sono contenta. E quello che consiglio non è, il consiglio non va ai giovani, il consiglio va ai genitori di portare i figli in palestra, perché io quando ero piccola non ho deciso io di andare in palestra, ha deciso mio padre e mia madre. Quindi io, è grazie a loro che oggi ho un'educazione, ho una medaglia al collo, tra l'altro. Se mia mamma mi diceva no, tu non ci vai, io oggi magari sarò stata, che ne so, un architetto, un ingegnere, non lo so, lavorava alla radio, non lo so, vuoi venire? Però magari, che ne so, una cantante lirica, non lo so. Se poi dopo vogliamo duettare insieme. Però quello che purtroppo la vita oggi è che se vuoi diventare qualcuno devi fare dei sacrifici. Quanti giovani, su 10 giovani, quanti giovani sono disposti a fare sacrifici? Uno. Due. Ma in tutto è così, non nello sport, ma anche nello studio, da tutte le parti è così. Beh, infatti si parlava poco fa della vita, insomma, sul piano di velluto. Torniamo un po' ad Haiti, abbiamo visto questo bellissimo video, questo appello che tu hai fatto. Quindi il judo come filosofia di vita, pensi che questi ragazzi possano adottare la stessa filosofia tua? Quindi non soltanto uno strumento per cercare di farli adottare tutti. Ti immagini? Un sogno nel cassetto potrebbe essere questo, l'adozione a distanza di tutti i bambini di questo orfanotrofio. Quanti ne contano più o meno? Ma saranno 600 in uno e 200 in un altro, 800, nelle case della nostra fondazione. Quelli per strada non sono tanti, cioè, non lo so. Un'intera Haiti purtroppo è, non c'è niente. Parlavo con mio padre prima in macchina, non ci sono le case, ci sono le tendopoli, le baraccopoli, le uniche case che ci sono nella parte alta di Haiti, ma sono ville di persone benestanti, ce ne sono pochissime ovviamente. E il mio sogno prima di tutto è che questi bambini abbiano innanzitutto un tetto sulla testa, cosa che oggi non ce l'hanno. Per fortuna sono accolti nelle nostre case orfanotrofie, quindi sono avvantaggiati da questo. La mia fondazione fa veramente l'impossibile. E io vi dico una cosa personalmente,
sono una persona molto diffidente, non mi fido di queste fondazioni, pseudo-associazioni e quante se ne sento. Anche perché un'amica mia aveva adottato una bambina a distanza, venne a scoprire da Striscia la notizia che era tutta una pazza. Allora io prima mi sono documentata, mi hanno fatto vedere delle carte, delle cose, e poi sono partita per Haiti, ho visto quello che hanno costruito, quindi sono fortunata ad aver conosciuto anche loro, perché io grazie a loro capisco tante cose che fino a 10 mesi fa non mi entravano nella testa, forse non le volevo capire. Io notavo che mentre veniva proiettato il video di Haiti, ti si illuminavano gli occhi. Cosa rappresenta per te Haiti? Che cosa è rimasto in te? E se eventualmente hai voglia di ritornare, se ci ritornerai? A me piacciono i bambini, partendo da questo presupposto. Quindi io ogni volta che vado là piango sempre, cioè tutti i giorni piango là. Perché magari piccoli gesti che ti fa un bambino, che magari loro, tu quando entri negli orfanotrofi, loro ti guardano perché magari ti vedono una volta ogni 2 o 3 mesi, una volta l'altro. Ti corrono incontro e ti abbracciano e vogliono essere presi in braccio, ti fanno così con le braccia. Proprio perché hanno bisogno di affetto, perché non hanno affetto, perché magari hanno i parenti lì ma non li vanno a trovare spesso. Quindi è normale, io per me è normale, io per me davvero sono fratelli e sorelle per me, lasciando stare il bimbo che ho adottato, per me veramente, io me lo sento come se fosse mio figlio, ogni volta che vado là gli porto le scarpe, le cose, ma tutti i bambini, anche perché. Quindi vai periodicamente? Ogni due mesi spero di partire. Adesso c'è Pasqua, quindi in teoria dovremmo partire a fine marzo, però molto probabilmente verrà spostata ad aprile. Allora siamo arrivati già al senso materno, cioè quanto prima, so che sei fidanzata, almeno così mi hanno ripetuto. Non sei fidanzata? Sì. Quanto prima, quindi ci aspettiamo un annuncio oppure no? Ma sicuramente sì. Ma va, tranquilla. No, papà, loro vorrebbero. Già, perché dopo comunque io sono arrivata all'apice della mia carriera, è stato bellissimo la medaglia. Mo la cosa più bella che potrebbe essere il mio secondo giorno più bello della mia vita, potrebbe essere un bambino, ma ancora c'è un po' di cosette da fare, poi sicuramente ci possiamo penserò. Dire che è l'8 marzo Mirto per annunciare ai genitori il prossimo matrimonio, no, ancora c'è tempo? No, matrimonio non se ne parla. Ancora non se ne parla. Non ci credo, quindi. No, non ci credo. Ancora no. Vabbè. Figlio, non matrimonio. Ah, figlio sì, matrimonio. Okay. Non ti sbaglia la scrivere. No. Detto ciò, la notorietà, che cosa ha cambiato nel suo carattere, nel modo di approcciarsi con la gente del luogo? Allora, è bello perché quando vai per strada ti riconoscono, questo è una soddisfazione un po' mia personale, il nome veramente dei sacrifici che ho fatto. E poi credo che, no, io sono rimasta sempre uguale, forse vi dirò, sono diventata più umile di quello che già ero prima, se no non ero qua, in mezzo a voi, no? Che ci veniva a fare se mi sentivo o se non ero una persona umile? Quindi la notorietà ti cambia perché hai la vita più comoda, perché prima ero io a dover cercare di mettermi in evidenza o dare spazio al mio sport, oggi sono gli altri che ti chiamano. Ti chiama il giornalista, ti chiama televisione, ti chiamano gli sponsor, ti chiamano. È bello per questo, perché a quello gli puoi dire sì e a quello gli puoi dire di no, finalmente. E vai. Così. E quindi sono io a scegliere, sì. Mentre prima no. L'hai citata poco fa, la scatola magica, la televisione. Ecco, volevo capire un po' il tuo rapporto, perché molti, insomma, atleti sportivi sono prestati poi al mondo dello spettacolo, iniziano insomma anche tante chiacchiere e quant'altro, ti sei ritrovata quasi a far parte di una reality, no? Che cos'è uno spettacolo, quello di Ballando anche sotto le stelle, insomma, senza aver mai deciso comunque di partecipare, insomma il rapporto con la televisione è un po' contrastante, hai partecipato anche a dei reality? Ma io sinceramente non ho vergogna, per esempio, sono una persona che davanti alla telecamera ci sta tranquillamente, non me ne frega niente, cioè, sono tranquilla, quindi questo è un pro per me. Però io in televisione ci devo andare per due motivi, no, anzi per un motivo principale.
Uno è per dare spazio al mio sport, perché il mio sport non è neanche conosciuto, perché non si vede in televisione, perché non abbiamo mai avuto una persona che stava in televisione. Infatti parlavo proprio l'altro giorno con il mio presidente della federazione, mi diceva che era contento di questa cosa, perché mai nessuna ragazza o ragazzo l'avevano fatto. Ovviamente mi arrivano inviti tutti i giorni, non è tutti i giorni posso andare in televisione, perché poi alla fine una vita personale non ce l'avrei neanche. Però spesso ci sono, adesso è un periodo un po' tranquillo perché sto studiando, c'è gli esami, quindi sono un po'... sì, poi mi ricordo che c'era il fatto del reality, hanno detto che devo fare il reality, ma poi, che poi non hanno più fatto il reality perché non ci sono stati un po' di... c'è stata crisi pure il Rai, quindi hanno levato i reality. Dovrebbe esserci a settembre, se ci sarà a settembre magari ci penso, perché non fate un'esperienza. Bel posto per andare in vacanza. Rosalba Forciniti e la solidarietà. Sì, parlo io. Vabbè, cosa vi devo dire? L'avete visto. Poi sono anche testimonial del bullismo, no al bullismo, no al doping. E credo che sia un messaggio molto importante per i giovani, soprattutto da portare nelle scuole, perché questo va direttamente ai giovani. Credo che il mio sport, come magari tanti altri sport, possono salvare i ragazzi e i bambini dalla strada da fenomeni tipo questi. Perché facendo judo, per esempio, il ragazzo che fa il bullo a scuola, nella classe, va sul tatami a fare judo, magari le prende da ragazzo più, scusate, la cosa più sfigato della classe, le prende. Perché sul tatami sono tutti uguali, sul tappeto, ma così come in tutte le discipline. Sono testimonial anche della donazione del sangue, ho fatto diversi calendari con i bambini autistici, con i bambini down. Diciamo che sto facendo tutto quello che avrei voluto fare nel corso degli anni passati, lo sto facendo adesso. Adesso che c'ho un po' di tempo, perché prima ovviamente mi allenavo tutti i giorni, più volte al giorno e non avevo proprio modo. Allora, so che sei impegnata in questo tour per promuovere l'attività agonistica del judo, ma mi chiedo quante ore, quante volte alla settimana vai in palestra, insomma judo, che allenamento richiede? Vabbè, noi ci alleniamo due volte al giorno, tutti i giorni, e facciamo solo il giovedì di scarico, quindi di riposo, però il pomeriggio in teoria fai sempre qualcosina se vuoi, se sei troppo stanco no. La domenica ci riposiamo, se abbiamo le gare il fine settimana partiamo il venerdì e rientriamo il lunedì. Faccio una vita da atleta, anche se adesso non mi sto allenando perché c'è un po' di acciacchi fisici che devo curare, che non ho mai curato nel corso di questi anni. Sì. Beh, io a Londra c'ho una mano rotta. Infatti è una cosa che non sa nessuno perché diciamo l'ho detta poco. Noi stasera volevamo scoprire qualche chicca, Questa è una chicca. Qualcosa sta uscendo fuori, insomma. Questa è una chicca. No, non l'ho detto perché da parte del CONI. Molto probabilmente non mi davano l'ok a partecipare perché era una responsabilità comunque far partecipare un atleta con una frattura ossea. Guarda, l'intervista di questa sera andrà su Ionio Notizie, sul canale video di Ionio Notizie. Quindi diciamo che per cui ormai è andata. Poi l'ho detto dopo. Allora non ci sono problemi. Allora, sì. Sì, vabbè, il judo non ci sono colpi, calci e pugni, ma ci sono solo proiezioni, quindi sfruttare la forza del proprio avversario per buttarlo a terra. E quindi sì, alla fine è quello, perché più volte cadi, quindi più volte ti rialzi e più diventi forte. Quindi più gare perdi e più dentro ti viene quella rabbia, quella voglia di far capire agli altri che io valgo qualcosa. E io di gare le ho perse, non è che ho vinto sempre. E molto probabilmente mi sono fatta proprio perché ti viene voglia proprio di reagire per fare di più, esatto, e meglio. Sì. Ho fatto una strada abbastanza tortuosa, non bella, poi... io judo purtroppo è uno sport di contatto, quindi i dolori,
le fratture, le microfratture, le lussazioni, le sublussazioni, queste noi, sono, per noi sono all'ordine del giorno. Diciamo che sono comprese nel prezzo. Insomma. Comprese nel prezzo, ma qual è la cosa? Noi non ci fermiamo. Io martedì sono stata alla Sampdoria Calcio. C'è un calciatore che si è fratturato un dito, quindi più o meno ha avuto la mia stessa cosa di Londra. Ma io non mi sono mai fermata, lui è fermo, starà fermo un mese e mezzo, poi vabbè farà riabilitazione ed è steccato. Ecco, allora il tempo a nostra disposizione sta completando, sta ultimando, un altro, solo un giro, ecco, una battuta, un giro e basta. E poco fa noi abbiamo visto nelle slide, abbiamo visto la figura del grande Milone, Rosalba Forciniti accostata al grande Milone. Perché alla fine dicevano pure che chi nasceva a Crotone era già visto come un campione, perché io sono cresciuto a Longobucco, quindi ma non c'è bisogno di nascere per forza a Crotone per me. Mi collego subito proprio a questa battuta, perché volevo capire un po' il rapporto con la tua cittadina, con Longobucco, ma con la tua Calabria. Certamente è una grande testimonianza il fatto che c'è un rapporto, il fatto che tu sei qui questa sera, però in futuro? No, Longobucco, la Calabria sarà sempre il posto dove io sono nata. E qualcuno mi diceva sempre, il mio allenatore mi diceva sempre, ricordati da dove vieni, me lo diceva sempre. Molto è stato pure un input in più per avere poi quella medaglia tanto sospirata, tanto cercata. No, non credo di dimenticarmi mai della Calabria, anche perché ho i miei genitori, ho i miei amici, la mia famiglia. Però il futuro è a Roma. Grazie. Anche perché ci vivo ormai da anni. Grazie a Rosalba Forciniti per essersi prestata a questo momento di questa sorta di ping pong. Come diceva pure il sindaco Aiello, il sacrificio, lo spirito di abnegazione ha fatto sì che questa nostra giovane, questa ragazza nostra, no? Nostra concittadina, perché comunque siamo quasi tutti longobucchesi, raggiungesse obiettivi, traguardi così ampi. Grazie, in bocca al lupo, auguri.